ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati sul canale YouTube ACM Style. Come sempre, prima di cominciare, iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto, fermatevi, iscrivetevi al canale. Tanti bei commenti e tanti pollicioni in su, ragazzi, tanti pollicioni in su. Giornatina, come vedete, po', sembra alle 7 di mattina, ma vi assicuro che è mezzogiorno. Sembrano le 7 di mattina perché grigio, brutto e piovoso. Sì, è vero, faceva troppo caldo, però adesso non è che adesso deve continuare a piovere, no? Una via di mezzo a chi sta lassù, magari potrebbe... No, non c'è mai una via di mezzo. O ti fa un sole che ti spacca le pietre, o ti piove per giorni. E che rottura di balle, che rottura di balle, ragazzi, che rottura di balle. Oggi c'è qualche novità riguardo anche le nuove acquisizioni. Vi ho detto che non avrei più parlato, però comunque c'è da fare un po' di chiarezza per quello che riguarda l'ultimo obiettivo del Milan. Ma prima di tutto c'è da fare un piccolo aggiornamento su quello che è lo stadio del Milan, ok? Lo stadio del Milan, perché? Perché Redbird Capital Partners ha acquistato la società Sport Life City, che è quella società che è proprietaria dell'area a San Donato dove il Milan vorrebbe fare dove vuole fare lo stadio a questo punto, no? Ha comprato il 90% della società per un importo di 3 milioni di euro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il Milan sta facendo comunque passi in avanti per lo stadio, quindi acquisendo comunque l'area, acquisendo la società che ha comprato poi quell'area, si sta praticamente acquisendo anche i diritti di costruzione. Quindi il Milan metterà, credo a questo punto, a breve la prima pietra. Mi spiace che debbano andarsene a San Donato. Poi magari Redbird l'ha comprato semplicemente come investimento, perché questi qua continuano a fare investimenti ovunque, a destra e a sinistra. Magari l'ha comprato per continuare il progetto della Sport Life City, che era quello di fare una città dello sport. Non lo so, suppongo sia ovviamente legato allo stadio del Milan. Però, detto fra noi, uno stadio di una squadra come il Milan fatto a San Donato mi fa venire un po' la pelle d'oca, perché uno stadio deve essere, secondo me, fatto comunque sempre nella città, no? E qualcuno dice sì, perché non ci vivi tu, quindi non sai il casino che potresti subire con un nuovo stadio. Tutte le grandi città europee hanno gli stadi delle rispettive squadre all'interno della città. Addirittura ci sono quelle nazioni, quelle città che hanno due stadi addirittura all'interno. Due stadi. È che la gente lamenta le possibili problematiche che possono uscire fuori relative alla gente, il casino, il traffico, e lì è una questione di cultura, una questione di educazione, perché comunque negli altri paesi ci sono gli stadi dentro le città e non c'è nessun problema. Invece noi siamo italiani e molto spesso non ci comportiamo bene, non siamo ben educati, non tutti, per quello che riguarda il comportamento eccetera eccetera. È chiaro che il cittadino medio poi si lamenta, dice, ma magari li trovi un po' ubriachi, magari fanno la pipì da una parte, dall'altra, fanno casino, buttano la carta, pattumiera eccetera eccetera. Di questo si lamenta, anche se a Milano è comprensibile, perché Milano è città, no? Ma non comprendo invece quelli che si lamentavano appunto in posti come San Donato, come Sesto San Giovanni, in cui comunque gli stadi vengono eventualmente fatti fuori dalla città, quindi cioè fuori dal paese, dalla città, quindi lontano da qualsiasi cosa, quindi non vedo il problema di traffico e cose varie. Qualcuno ribadisce il concetto della troppo cemento e poca area verde, però sono tutte scuse burocratiche, secondo me, montate ad arte da quei partiti politici, che da quegli assessori che vogliono anche loro magari lucrare in qualche modo, avere la loro fettina e poi rompono le scale. Vabbè, intanto il primo passo è stato fatto, intanto Cardinale fa un passo importante perché compra la società che detiene i diritti su quel territorio. Quindi un messaggio più chiaro di questo credo che non si possa avere, ragazzi. Un messaggio più chiaro di questo penso che sia impossibile da avere. E credo che nel prossimo anno qualcosa si comincerà a fare, qualche pietruzza secondo me la buttano giù. Detto questo, recentemente mi è venuto da ridere
perché è uscita fuori la notizia di un'offerta per Charles de Cattelar dall'Olanda. E avrebbero offerto dall'Olanda 15 milioni di euro per avere Charles de Cattelar, una cifra che può sembrare ridicola, è vero. Però tenete conto che il valore effettivo in questo momento, secondo me, è quello. Il valore reale di questo giocatore in questo momento, secondo me, è quello. Non può, non lo supera di molto, anzi, non lo supera proprio. Il Milan, ovviamente, ha respinto a piedi pari quell'offerta al mittente perché ritiene veramente che sia troppo bassa. Pensate che vogliono garantirsi 30 milioni di euro più il 30% sulla rivendita. Credo che l'offerta più congrua è quella arrivata dall'Inghilterra, dove hanno offerto 28 milioni di euro. Se fosse poi vera, se fosse confermata, questa notizia sarebbe tanta roba. Io andrei a portarlo subito. L'offerta olandese è alquanto ridicola e penso che sia assolutamente improponibile, ragazzi, improponibile, assolutamente improponibile. Però mi sono bucato la mano, che male, però con la penna. Però la notizia che invece è quella importante del giorno è quella che riguarda la trattativa di chi? Di Renders. Perché? Perché ieri girava la voce, ragazzi, che era stata rifiutata anche la seconda offerta del Milan. Ricordiamola, quindi la prima era 15 più bonus, più 4 di bonus, arrivare a 19. La seconda con i bonus arrivava a 24 e pare che l'osso duro della Z abbia respinto ancora una volta l'offerta. In realtà, poi, la testata AZ Alerts, è una testata relativa appunto alla Z Alkmaar, ha fatto uscire una notizia importante, se non ricordo male, stamattina, in cui si dice che praticamente è tutto fatto per il passaggio di Reinders al Milan. Praticamente dicono che il passaggio di Reinders al Milan è cosa fatta. Reinders è giocatore del Milan, si stanno limando le ultime pratiche, poi a tutti gli effetti diventerà un giocatore di Mister Pioli. Quindi c'è un po' di confusione, c'è un po' di confusione. Io continuo a sostenere che l'operazione è andata in porto e che si sta veramente cercando di limare quel poco che manca per far andare tutti in amore d'accordo. Però le notizie poi in maniera ufficiosa dicono il contrario, ma spero che non sia così e spero che alla fine si concluda presto, che possa arrivare questo giocatore che tanto tanto bene potrà fare al Milan. Intanto Pulisic ieri sera ha fatto una bella intervista in cui ha parlato del suo ruolo e sulla sua voglia di giocare nel Milan. Ha detto che lui gioca sia a sinistra, può giocare bene anche a destra come trequartista, insomma giocherà dove Pioli riterrà più opportuno. L'importante è che gioca. Ha scelto il numero 11, la maglia, sapendo che la indossava Ibrahimovic. Ha detto che è una maglia che gli piaceva, il numero 11, e che darà tutto per il Milan. Ora passiamo dalle parole ai fatti e vediamo Pulisic cosa ci porterà a questo Milan e cosa ci garantirà. Intanto, ragazzi, io vi auguro buona giornata, sono molto di fretta. Noi ci sentiamo come sempre più tardi, magari oggi riusciamo a fare la live, vediamo un attimino di calciomercato. Sempre forza Milan e addio!